Questa fase di studio adesso sembra terminata, quindi dovrebbe partire la fase per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, che da quanto è stato detto all'Aquila il 21 di luglio, alla presenza sia del commissario Gisogni che del commissario Gentili, dovrà andare avanti dal punto di vista operativo insieme a quella che sarà invece la messa in sicurezza di tutte le gallerie e le autostrade A24 in questo caso. Chiaramente sono state dette alcune cose per quanto riguarda l'ampliamento delle gallerie o anche nuovi tracciati, su cui noi chiediamo invece che ci sia una maggiore partecipazione innanzitutto delle istituzioni, ma anche dei cittadini e della società civile, che praticamente da anni hanno segnalato questo problema e non possono essere assolutamente scavalcati da delle decisioni prese dall'alto. Ribadiamo per l'ennesima volta che la messa in sicurezza dell'acquifero è l'elemento principale di cui tenere conto, e tutte le altre esigenze, sia quella della ricerca pur importantissima dei laboratori, così come chiaramente quella della viabilità, non possono mettere a rischio un bene che rifornisce acqua a oltre 700.000 abruzzesi. Abbiamo aderito convintamente, insomma, un atto di fatto doveroso per gli enti e per le istituzioni, la carta per la tutela dell'acqua del Gran Sasso. Proseguiamo la battaglia che stiamo portando avanti dall'inizio del mandato, e lo facciamo ancora una volta in collaborazione con le associazioni. E noi stiamo raccogliendo, dobbiamo raccogliere e portare avanti con grande convinzione questa battaglia, intanto rimarcando un principio: le decisioni si assumono all'interno delle sedi istituzionali, non fuori, soprattutto in questo momento in cui abbiamo diverse situazioni di commissariamento plurime sul nostro territorio. Non si possono assolutamente alterare le regole di carattere generale, soprattutto i principi. Noi abbiamo qui, e viene ribadito questo punto dalla carta, più interessi. Abbiamo il bene dell'acqua, che è il bene acqua che va ovviamente tutelato sopra ogni cosa, abbiamo l'interesse legittimo, importante ovviamente della circolazione di autostrade e del traforo, e il problema relativo, o meglio, l'interesse importante, legittimo alla ricerca scientifica con l'istituto. È chiaro che si tratta di bilanciare tutti questi beni, ma sulla base di un principio molto chiaro: noi abbiamo un valore che è il bene acqua, e interessi legittimi importanti per la nostra crescita che riguardano tutti gli altri aspetti. Ecco, in questo bilanciamento il valore del bene acqua deve essere sempre messo in primo piano e deve prevalere su ogni altro. Poi si adottano tutte le scelte, ma che vanno adottate assolutamente nell'ottica della trasparenza, della chiarezza, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione dei cittadini.